La partita contro la Juventus non potrà mai essere dimenticata. La ferita brucia e fa male, ma ora bisogna ripartire. La grinta mostrata in conferenza stampa da Garcia deve essere il viatico per riprendere la marcia e non fermarsi più. Da oggi riparte la cavalcata. Il Bayern e la Champions possono attendere. Roma-Chievo, ripartiamo! Buonasera amici di Centro Sono Sport e tifosi giallorossi da Marco Cordaro e Daniele Carboni. Primo corner della partita ed è targato Roma, va dalla bandierina proprio Miralem Pjanic, 5 i giocatori che si sono incuneati nell'area di rigore del Chievo, c'è destra all'altezza del dischetto, alle sue spalle Francesco Totti, pallone tagliato, il colpo di testa, rete, rete, destro, 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 un colpo di testa, perfetto, la torsione aerea nel tagliare sul primo palo di Mattia Destro e pallone che termina sotto l'incrocio dei pali alla destra di Bardi, ha tracciato l'arcobaleno qui Mattia Destro, perfetta la traiettoria da parte dell'attaccante con la maglia numero 22 al quarto minuto, Roma 1, Chievo 0. Destro, il movimento del vero centravanti che taglia davanti al proprio marcatore, lo anticipa e poi torsione mirabile con la testa a cercare sul secondo palo l'angolo buono, un gol fantastico davvero centravanti. Controllo ottimo da parte di Totti che resiste alla carica di Radovanovic, poi altro dribbling ai danni di Maxi Lopez, grande apertura in profondità per Ljajic in posizione di ala destra, va a puntare occhi negli occhi Zukanovic, lato corto destro dell'area di rigore, in aria Ljajic, prova a calciare, Ljajic, 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 un diagonale mortifero del serbo che ha portato a spasso la difesa del Chievo e poi in diagonale ha bruciato Bardi. Roma 2, Chievo 0 al 24esimo, Adem Ljajic, la danza del serbo sul pallone, le finte ad irretire il bosniaco Zukanovic, è entrato senza difficoltà dalla destra, se l'è portata sul suo piede buono e poi non ha lasciato scampo in diagonale a Bardi che si è disteso ma non l'ha potuta neanche vedere. Terzo tiro dalla bandierina per la Roma, pallone tagliato a cercare Pjanic, calcio di rigore per la Roma, con la spalla è stato fermato Daniele De Rossi, trattenuto proprio sulla spalla sinistra il numero 16 giallorosso e l'arbitro ben appostato ha decretato il penalty in favore della Roma. Sul pallone ovviamente si presenta Francesco Totti. Totti contro Bardi che ha già neutralizzato un penalty in questo campionato a Gonzalo Higuaín nella trasferta di Napoli, è tutto pronto per l'esecuzione dagli 11 metri, va Totti con il destro, Totti, 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 e al 32esimo la Roma cala il tris con un rigore di potenza calciato da Francesco Totti che spiazza completamente Bardi che si era disteso sulla propria destra. Roma 3, Chievo 0, sembra ormai finita Daniele. Seconda rete in campionato per Francesco Totti che fa anche 237 in Serie A, la leggenda continua. Destro, la sponda per Pjanic che prova ad avanzare sulla sinistra, c'è libero Totti, lo vede Pjanic, Totti limite, prova a calciare e pallone fuori di un nulla, che conclusione qui di Francesco Totti, ha provato il colpo da biliardo, per poco palla in buca d'angolo. Marco, hanno spostato la porta perché Totti è veramente un fenomeno, va via sulla zona sinistra del campo al limite dell'area di rigore, esplode un destro potente a giro sul secondo palo, sembrava gol, la palla è uscita di pochissimo. Golan che prova a sfondare centralmente, l'apertura sulla destra per Destro che prova a calciare, Bardi ci mette i piedi, non è finita, cerca il tap-in Ashley Cole ma c'è l'anticipo da parte di Zukanovic, altra conclusione insidiosa qui da parte di Destro con l'ottima giocata di Rajan Nainggolan.
ed arriva proprio in questo momento il triplice fischio da parte di Giampaolo Calvarese di Teramo. La Roma asfalta il Chievo per 3-0 con una prestazione brillante soprattutto nel primo tempo, e proprio nei primi 45 minuti di gioco sono giunti i gol: al quarto di destro, al 24esimo la rete di Adem Ljajic, al 31esimo calcio di rigore trasformato da Francesco Totti per fallo di Denelli su De Rossi. Una Roma che è stata veramente esaltante, Daniele, per molti tratti del match, non ha faticato neanche molto per battere questo Chievo e ora sotto col Bayern. Siamo ripartiti da dove ci avevano fermato, una vittoria alla grandissima con personalità e controllando sempre il match.